Salve carissimi amici YouTube, qui Francesco e bentornati nella soffitta di camera mia o benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla. In questo video vi parlo di un cofanetto, quello di Dragonero e Conan, che qui vedete nella sua bellezza, è comunque un bel cofanetto. Non ho capito perché quest'anno hanno deciso di mettere in rilievo alcuni loghi, in questo caso quello di Dragonero e quello di Conan. E all'interno di questo box cosa troviamo? Troviamo un pochettino di cose. Ovviamente per chi ha già visto magari altri video dove ho mostrato i miei acquisti di Lucca già lo sa, è presente una mappa del continente e del mondo di Conan il Barbaro in stoffa. È presente una mappa delle Rondar, anche questa in stoffa. E la miniserie in tre volumi dove c'è per l'appunto il crossover tra Dragonero e Conan il Barbaro. Ho deciso di prendere questa edizione che ha per l'appunto tre variant e non prenderò l'edizione regolare per quanto la copertina del primo numero sia abbastanza bella, molto bella fondamentalmente, perché volevo avere questi tre capitoli il prima possibile, li volevo leggere, non volevo qualcosa di un pochettino sfizioso e quindi il box mi sembrava una buona occasione. Sappiamo già che le variant hanno delle pagine in meno rispetto a quelle che saranno le edizioni regolari di prossima uscita nel corso dei prossimi mesi, perché i numeri 2 e 3 che vedete qui nell'edizione variant fondamentalmente avranno dei contenuti aggiuntivi. Non è stato specificato che cosa, però ci accontentiamo, almeno io mi accontento di avere la storia sotto mano. Per quanto non siano vendibili singolarmente, all'interno dei volumi si può vedere che i numeri 2 e 3 costano 11,45€, cifra anche piuttosto strana e singolare, mentre invece il primo numero, essendo fruibile e acquistabile a sé stante, ne costa solo tra virgolette 7, senza contare che è il numero più grosso, questo ha più pagine degli altri due. La storia è a opera di Luca Enoch e Stefano Vietti, ai disegni abbiamo Lorenzo Nuti, che ha curato anche la colorazione. Dopo la sigla vi dico che cosa ne penso di questo crossover e se ve lo consiglio o meno di recuperare nei brossolati che usciranno o direttamente nel cartonato che sicuramente uscirà più avanti nel corso del tempo. Sigla. Magari lo ricorderete, magari no, ma l'anno scorso avevo già acquistato il numero 0 di Dragonero e Conan, l'inizio del crossover, che per fortuna o purtroppo per chi non l'avesse letto ai tempi è stato inserito anche nel primo numero del crossover evento finale, quindi se avete questo avrete di fatto un doppione. E avevo preso, anche perché era uscito anche in quel formato, in questo formatone gigantone che vi faccio vedere, è molto 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 grande. E avevo riuscito ad apprezzare molto i disegni di Lorenzo Nuti, che si lascia apprezzare anche nel piccolo formato dei Bonellidi che abbiamo avuto sotto mano, dove ho potuto leggere tutta quanta la miniserie completa, perché comunque visivamente ha un bel tratto, ha un bel piglio, riesce ad essere bello potente in moltissime scene e molte delle scene presenti all'interno del volume sono scene d'azione. La storia in realtà è banale, molto semplice, molto scontata se vogliamo. Inseguendo un drago, Conan giunge in qualche maniera nel mondo delle Rondar, qui incontrerà Ian, il nostro drago nero, e insieme collaboreranno per cercare di capire che cosa stia succedendo, che cosa ha questo drago di particolare, come fare a fermarlo, e insieme partiranno per un lungo viaggio che li porterà a visitare il mondo delle Rondar e anche, questo lo dico facendo un lieve spoiler, ma fino a un certo punto, visto che era abbastanza preventivabile la cosa, viaggiare anche nella dimensione iperborea, credo che si chiami, comunque nel mondo di Conan il Barbaro. Questo per permettere un po' di avere delle interazioni tra personaggi, realtà e i due mondi completamente distanti. Ma il focus della vicenda è fortemente legato e orientato all'azione. Anche forse fin troppo, conoscendo Enoch e Vietti, che qui si lasciano andare a diverse battaglie, a diversi scontri che si intrometteranno in una qualche maniera tra una vicenda e l'altra. Saranno questi i motori dell'azione e saranno anche abbastanza continui e ben orchestrati e ben sceneggiati. La storia di per sé è molto semplice e molto lineare. I due si uniranno
per affrontare questa minaccia, viaggeranno insieme, troveranno degli ostacoli, cercheranno di affrontarli assieme. Se, mettiamola così, i crossover Bonelli con i personaggi DC mi erano piaciuti in primis per la volontà di entrare in relazione tra i vari personaggi, di mostrarci un po' quella che era la loro personalità, la loro psicologia, il loro modo di rapportarsi in maniera differente con situazioni analoghe, Eno e Vietti preferiscono una via molto più d'azione, molto più diretta. Non c'è troppo spazio per l'introspezione, non viene lasciato spazio all'introspezione, o se è presente è marginale. Per mostrarci scene d'azioni rocambolesche, grandi squarci di questi mondi che purtroppo, per quanto belli, non sono pressoché distinguibili. Ho fatto fatica a riconoscere il mondo di Dragonero e il mondo di Conan e capire che differenze ci siano effettivamente. Questo perché abbiamo letto diversi numeri di Dragonero dove le ambientazioni sono anche abbastanza diversificate tra di loro, per via del fatto che si tratta di un grosso continente, quindi è possibile vedere un po' tutti quante le ambientazioni, il bosco, il deserto e quant'altro, montagne innevate. E quindi è possibile riscontrare un po' di tutto. E nel momento in cui finiamo nel mondo di Conan, il passaggio è quasi indolore, quasi non si avverte o non ho avvertito in maniera estrema questo cambiamento. Secondo me questo è un po' un piccolo difetto di questa miniserie, che non è introspettiva innanzitutto, quindi non c'è grosso spazio per i dialoghi e per i confronti dei personaggi, che entrano in sintonia abbastanza in fretta e che insieme, trovandosi davanti ad una minaccia grossa, quindi devono trovare il modo di collaborare, ma lo fanno molto molto in fretta, e questi spazi molto similari tra di loro che non ti danno l'idea di essere in mondi paralleli diversi. Il fatto poi che entrambi questi universi, per quanto trattino mondi fantasy differenti, uno di fatto è un heroic fantasy, quello di Conan il Barbaro mi verrebbe da dire, mentre Dragonero non è un high fantasy, però ricalca un po' l'high fantasy, e finisce per essere molto similare, molto affine. Sono due mondi che potrebbero essere praticamente due continenti, uno attaccato all'altro, e non ne avvertirei troppo la differenza. Al netto di questo, le scene d'azione, come ho già detto, sono belle intense, sono molto ricche, e mi è piaciuto leggerle. Anzi, se volete un'avventura molto rocambolesca, molto d'azione, Dragonero Conan il Barbaro mi sentirei anche quasi di consigliarla, perché troverete sicuramente quello che farà al caso vostro. Di contro, la lettura di questi albetti è molto molto veloce, complice il fatto che, per l'appunto, essendoci molta azione, c'è pochissimo dialogo. Si tratta quindi di albi che leggerete, secondo me, anche con gusto, se apprezzate uno dei due mondi o entrambi nello specifico. Io non sono fan di Conan il Barbaro, non conosco così bene Conan il Barbaro, ma avete visto leggere forse per qualche lettura da treno i primi Bonelli, di che sono riusciti per Panini, che adesso sono stati interrotti bruscamente al nono numero. Era un mondo affascinante, sì, ma capisco che ha il peso un po' degli anni e che quindi sia un fantasy che in questo momento non ho voglia di leggere, proprio per voglia personale di leggere, per quanto possa essere estremamente affascinante. Quindi non conosco il personaggio di Conan, ma conosco abbastanza bene il personaggio di Ian, il nostro Dragonero. La vicenda, quindi, molto semplice, si presta a qualunque lettore, ma rimane, secondo me, una lettura molto sottotono rispetto ai tre crossover con i personaggi di DC. Non perché non conosco il personaggio di Conan il Barbaro, ma perché i crossover di DC hanno avuto dalla loro, se non altro, il coraggio di mettere fortemente in relazione i personaggi, le relazioni tra i personaggi come motore dell'azione, e per l'appunto farceli conoscere al meglio. Alla fine di questa miniserie conoscevo Ian, conoscevo il suo mondo. Alla fine di questa miniserie conoscevo già Ian e il suo mondo e mi ci sono ritrovato, non conoscevo Conan il Barbaro, non conoscevo il suo mondo e non ne so di più, non ne so molto di più, punto. Peccato, si poteva fare qualcosa di più? Sì, ma non mi sento neanche di sconsigliarla come lettura. Chiaramente, essendo una miniserie molto d'azione, molto rocambolesca, con dei disegni comunque riusciti e molto efficaci, se
non avete paura di aspettare del tempo, consiglierei la lettura direttamente in volume cartonato, che risulterà estremamente scorrevole per via, per l'appunto, dei pochi dialoghi, per le cose che ho già detto, ma estremamente più godibile della versione in brossolatini. Brossolatini, quelli presenti all'interno del cofanetto, quindi le variant, che a livello di stampa sono un po' pasticciati, non sono belli fluidi. Qui si sarebbe voluta una bella carta lucida per far risaltare ancora di più certe scene, alcuni momenti, che invece vengono un po' smorzati, ahimè, purtroppo, da questa carta che, per quanto abbastanza spessa, non è bianchissima e soprattutto non è quel lucidino che darebbe quel qualcosa in più. Non so se in realtà sarebbe bastata una semplice correzione di stampa a livello di macchinari per rendere comunque godibile ancora anche su questa carta la storia, ma sicuramente con questa colorazione non si è dato troppo, non era una carta adatta, secondo me, per quanto risulti comunque godibile. Chiaramente al prezzo di 7€ o 11,40€ non mi sentirei di consigliare gli albetti, dipende quanto costeranno, ma credo che stiano sui 5-6€ al massimo, come era per Dylan e Batman. La versione edicola, come ho già detto, conterrà degli extra che ancora non è dato sapere che extra saranno. Il primo numero è già stato detto che sarà uguale, quindi valuterò eventualmente l'acquisto dei numeri 2 e 3 nel caso in cui gli extra saranno molto interessanti. Se si tratta di una semplice intervista agli autori, penso che un po' me ne laverò le mani e non la seguirò. Può essere però che più avanti potrò e vorrò recuperare, magari in un mese un po' più scarichino di acquisti, il volume cartonato quando sarà annunciato, un po' per averlo insieme agli altri volumi dei crossover DC e Bonelli, degli altri un po' per averlo nello stesso formato degli altri crossover Bonelli, un po' per poterlo mettere in libreria magari insieme agli altri volumi che ho dedicati a Dragonero, e avrebbe assolutamente il suo senso e il suo perché. Questo è quanto avevo da dire per voi per oggi. Ci sentiamo e ci leggiamo nello spazio commenti di YouTube qui sotto, e nel caso in cui esista questo prodotto su Amazon vi lascio il mio link di affiliazione in descrizione. Da Francesco, dalla soffitta di camera mia, è davvero tutto, e noi ci vediamo in una prossima video opinione del canale. Ciao!